Vi presento Raunciù, Fossetti e Mottura. A voi, se potete fare la parola, se potete fare un piccolo, diciamo, riassunto di quello che fate in ambito di influencer marketing, content creator. Vai, vai. Sì, ciao a tutti. Noi siamo sostanzialmente un duo di giornalisti di vecchia data. Siamo un po' più anziani di voi e lavoriamo nell'ambito videoludico, beh, ormai da 15-20 anni sostanzialmente. Per molto tempo abbiamo lavorato in una redazione, quindi comunque insomma, producendo dei contenuti anche un po' di stampo diverso rispetto a quelli che produciamo oggi. Poi c'è stato un momento di rottura, abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, tant'è che il nome del nostro progetto Round 2 arriva proprio da quest'idea della prosecuzione, no? Del nostro lavoro, il nostro secondo round. E abbiamo creato nei 2 anni di vita di questa nostra azienda, diciamo, una sorta di ecosistema. Ovviamente siamo partiti con Twitch, era, diciamo, una piattaforma che nel momento in cui ci siamo separati dal nostro lavoro precedente stava andando molto forte. Noi eravamo molto forti su quella piattaforma che colonizzavamo, utilizzavamo anche nel nostro lavoro precedente, e quindi proseguendo, diciamo, quel percorso siamo partiti da Twitch e poi siamo andati a creare tutto un ecosistema di produzione di contenuti che adesso interessa podcast, un canale YouTube, c'è un sito in cui pubblichiamo articoli un pochino più classici e ovviamente siamo attivi anche sui social, quindi un pochino a 360 gradi cerchiamo di produrre contenuti su tutte queste piattaforme, mantenendo però sia da una parte un'impostazione personale, perché ci siamo noi davanti alla telecamera e tutti i contenuti che produciamo, ma anche un impianto un pochino più istituzionale, passatemi il termine, un pochino più giornalistico, perché comunque arriviamo da là, e quindi quando c'è bisogno di approfondire, di entrare nel dettaglio, anche di creare dei contenuti un pochino più formali, lo facciamo con competenza. Sì, aggiungo solo che, ciao, sono Marco, diciamo che il percorso che ci ha portati a diventare indipendenti e a lanciare un progetto come questo è nato dal fatto che l'editoria tradizionale è, credo, abbastanza oggettivamente in crisi e ha dato valore, soprattutto durante la fase della pandemia, ai volti. Noi eravamo già delle firme, la firma tendenzialmente negli articoli la leggono in pochi. Quando Twitch è esploso, siamo diventati delle facce. Queste facce ci hanno permesso di fatto avere una riconoscibilità, un'autorevolezza che magari avevamo già all'interno del settore, ma era meno soggettivamente evidente. E quindi abbiamo deciso poi di mettere in prima persona dentro Round 2, oltre a Fossetti e Mottura come cognomi, anche Francesco e Marco come persone. E nel nostro progetto parliamo di videogiochi tutte le mattine. Quello che vedete qui è il set nostro e anche contemporaneamente casa mia, perché abbiamo fatto le cose anche in una maniera molto indipendente e anche un po' verace. E alla fine però la chiave nostra è essere un mix tra l'autorevolezza del giornalista, che non sembra ma ci abbiamo 40 anni, quindi cioè, ha fatto tanta strada, ha visto tante cose, quindi magari i videogiochi li può raccontare in un certo modo, e al tempo stesso quel fare più amichevole e più così tranquillo, tra virgolette, del content creator. Nonostante 40 anni, Marco ha comunque deciso di tingersi i capelli di questo colore. Purtroppo è là Chiedo così. scusa perché sono un po' spenti. Allora, io diciamo ho preparato qualche piccolo video per far vedere, perché voi siete molto, molto umili, ovviamente questo, come tutte le altre, lezioni non sono preparate, nel senso che gli ospiti vengono chiamati qui con l'inganno e quindi facciamo vedere il video. C'è stato un momento, poco prima dell'arrivo dell'ultima generazione di console, in cui i videogiocatori non parlavano d'altro che di Cyberpunk 2077. E poi ne hanno parlato ancora di più, ma per motivi ben meno piacevoli. We did change. We switched from we switch our production to the agile methodology. So we wanted to make it more transparent. You know, when you have a team working, let's say as a discipline, focused on its own backlog, right? They probably will deliver the best of the best in that. But then the question is that,
does it make sense in the bigger picture? Phantom Liberty ha il compito di cavalcare quello che il team considera una sorta di resurrezione, un rilancio, o meglio un riscatto. Forse quella di Phantom Liberty è una posizione ancora più delicata rispetto a quella in cui si trovava il gioco originale. Non ci saranno più le versioni OGN da ottimizzare, il marketing si è fatto meno aggressivo. E lo sviluppo? Entriamo all'interno degli studi del team per scoprire con quali metodi e quali valori viene portato a più. Io ringrazio Giuseppe per aver selezionato esattamente questo video. In realtà questo è un video che è un po' diciamo anomalo, se vogliamo, o meglio, non è non fa parte della nostra quotidianità. Noi quotidianamente andiamo su Twitch e facciamo una trasmissione che è un mix fra, diciamo, un video podcast e proprio una trasmissione radio. Questo è una delle nostre produzioni, abbiamo lanciato anche un'altra esattamente ieri, che sono dei documentari un pochino più strutturati. Arriva anche l'altro. Difficilissimo, è molto stressante, non è il tipo di lavoro che puoi fare se non sei preparato a lavorare molto duramente, questa è la verità. Ogni esperienza nel fare videogiochi non è mai facile, ci sono sempre difficoltà enormi, una quantità di stress, una quantità di emozione che è difficile comunicare. Dicono sempre la famiglia, c'è sempre la famiglia. Non è una famiglia, è un rapporto di lavoro che quando le cose vanno bene è mutually beneficial, è simbiotico. E sicuramente per noi lo è stato per tutta la nostra, il nostro lavoro con Sony. Ed è sbagliato aspettarsi di essere trattati come se fosse un'amicizia. Non è che ci hanno abbandonati, loro sono un altro business, noi eravamo un business separato. Hanno deciso di andare in un'altra direzione ed è finita lì. Nel nostro quotidiano ovviamente non possiamo proporre quotidianamente delle produzioni di questo genere, che sono produzioni documentaristiche che dietro hanno, insomma, un certo tipo di lavoro. Un manuale di lavoro che testimonia dal fatto che questo trailer l'avevamo rilasciato qualche mese fa, c'è scritto autunno 2023 e il video è uscito ieri, quindi cioè, la complessità del lavoro così è molto alta, e questo diciamo che è un po' la punta di diamante delle cose che ci piace fare, che vorremmo continuare a fare e che non sempre riusciamo a fare. Più nel terra terra tutti i giorni chiacchieriamo. Poi produciamo anche delle recensioni e video recensioni classiche, questi sono dei contenuti un pochino diversi. C'è già una differenza che anticipo, perché secondo me poi ci arriveremo. Le due produzioni, nonostante i valori produttivi poi siano molto simili, paragonabili con una troupe, insomma, riprese che sono state fatte all'estero, nel primo caso a Varsavia, nel secondo caso a Los Angeles, sono comunque due produzioni che nascono da due esigenze diverse. Per esempio la prima è fatta in collaborazione con un team di sviluppo, quindi ha anche una finalità promozionale. Il secondo invece è una produzione completamente nostra, è più una biografia video. La figura che ritenevamo importante. Loro sono presentati come giornalisti ed è proprio questo il nostro problema, il problema giuridico che andremo a affrontare tra poco. Cosa succede quando il content, e vi facevo una domanda poco fa, no? Quando il content creator è un giornalista, come riesco a distinguere il placement dalla sponsorizzazione, dalla recensione, dall'inchiesta giornalistica o dal mero articolo? Questo è un problema molto serio dal punto di vista tecnico-giuridico per noi avvocati. E questa è la loro rivista dove fanno recensioni, no, di tutti i tipi, specialmente appunto in ambito videoludico, e volevo farvi commentare queste due slide. La prima, non so, riguarda la creator economy. E poi l'altra me lo fa l'altro. Chi vuole fare la creator economy? Vai. Creator economy. 16,4 miliardi di dollari. Si può vedere come è cresciuta? Sì, sicuramente credo che, come raccontavo prima, uno degli elementi che hanno cambiato il gioco, anche secondo me facendolo crescere vertiginosamente e come il proverbiale gigante poi con i piedi d'argilla rischia poi di far cadere un po' tutto, una precarietà problematica, è che la pandemia
ci ha separati tutti, al tempo stesso ha dato questa voglia di unirsi, di fare cose insieme, ha creato dei fenomeni anche nei videogiochi. Pensate, sicuramente in tanti avete sentito parlare di Animal Crossing, che è un gioco che esisteva da tantissimi anni e che in realtà con l'ultimo capitolo è esploso, proprio perché c'era questa voglia di trovare una propria dimensione. La stessa cosa è successa con appunto in generale i creator e soprattutto con Twitch come piattaforma, che di nuovo esisteva assolutamente già come mezzo, ma che è diventato per tanti, soprattutto magari della vostra età, neanche un'alternativa, cioè proprio una sostituzione totale alla televisione oppure ad altro, avendo un palinsesto molto più personalizzabile, molto più definito, ha creato dei nuovi bisogni e delle nuove opportunità anche di puro intrattenimento. Lato invece business, dall'altra parte i creator come noi hanno di fatto visto la possibilità, senza nemmeno rendersene conto, perché per tanti è successo semplicemente facendolo, di avviare una carriera anche in certi casi estremamente redditizia, molto concreta, cioè più concreta di quello che uno poteva immaginare anche solo 3 anni fa. E questa cosa ha poi creato il proverbiale effetto a cascata, per cui se vedo che qualcuno lo fa, allora ci provo anche io, e se si innesca per lui, e magari sono fortunato, si innesca anche per me, di fatto sono arrivati 2 creator dal nulla. Questo vuol dire che però questi dati sono importanti, denotano una crescita evidente, ma è sempre bene, questo lo dico non per scoraggiare le persone, ma lo dico essendo all'interno del settore e capendo quanto è complessa la questione, poi sicuramente ne parleremo. Far capire che c'è un elemento che è legato sicuramente magari al talento, all'essere portati, al trovare la chiave giusta per raccontarsi o raccontare delle cose, ma anche c'è un elemento di pura randomicità, cioè perché siamo qui noi in questo momento e non qualcun altro, a volte è anche difficile da capire. E quindi è una grande opportunità, lo hanno visto i brand, che infatti investono in maniera anche a volte molto molto convinta, lo hanno visto le multinazionali, cioè Twitch non era di Amazon, Amazon se l'è comprato. E quindi le opportunità ci sono, è importante far capire che il settore esiste, ma che magari dei dati del genere poi vanno sempre contestualizzati e non è Eldorado, ecco. Sì, io volevo aggiungere anche un'altra cosa che ovviamente insomma, Marco sottolineava appunto anche questa traslazione del mercato e degli investimenti in direzione appunto della creator economy. Questa è una grande opportunità per chi lavora come content creator, però poco a poco, e credo che sia uno degli argomenti che poi andremo a trattare, delinea anche un rischio in particolare, ovvero che quando le aziende pagano, di solito pretendono qualcosa in cambio. Molto spesso non è solo visibilità, ma è controllo su quello che viene detto. Per tanto tempo, le aziende hanno investito nei media tradizionali, quindi insomma nelle riviste, cartacee, online, sulla televisione, quando hanno visto che c'è stata un'oscillazione, della efficacia, diciamo, di queste riviste. È chiaro che per un'azienda andare lì a fare promozione ha molto meno senso. E quindi si sono Poi scusa, spostati. dipende tantissimo anche dal prodotto che stai vendendo, cioè Totalmente, perché se stai vendendo un prodotto assolutamente. che parla ai giovani proprio, cioè, a Certamente, soprattutto nell'ambito dei prescindere. videogiochi, vabbè, e della tecnologia. È chiaro che però spostando poi tutti gli investimenti sulla creator economy, magari un'azienda arriva in quest'ambito, ci mette tanti soldi e vuole un ritorno. E il ritorno di solito è anche, ok, polarizziamo un pochino quello che si può dire o non si può dire. Alle volte questa cosa è esplicita perché ti chiedono semplicemente di lavorare su un brief che loro ti danno. Alle volte questa cosa è lì il punto che secondo me bisogna andare a esaminare, in cui bisogna trovare un equilibrio. Non è esplicita, però è evidente che se qualcuno ti paga o ti dà un prodotto, è magari come creator una volta in più ti chiedi, ok, se c'è qualcosa che non mi piace, lo posso dire? Come lo posso dire? Questa è una cosa che i creator dovrebbero combattere. Purtroppo, diciamo che molti content creator sono anche persone molto giovani e forse anche persone con un po' meno di esperienza rispetto a quella che possiamo avere noi, e alle volte si sono, insomma, dimostrate delle figure un pochino fragili da questo punto di vista per non incappare in problemi, per essere sicuri di riavere un altro investimento nella campagna successiva per il prodotto successivo.
hanno progressivamente rischiato di smussare un pochino quelli che erano gli elementi di spigolosità, e questa è una cosa che, insomma, o va dichiarata, certo, no, sicuramente, tra l'altro anche rischiando di compromettere quel delicato rapporto che c'è con il pubblico, certo, perché appunto che con il pubblico tu creator hai un rapporto comunque molto diretto, perché le persone ti vedono tutti i giorni e ti vedono a volte anche davvero come un amico, magari tanti sono soli, tanti hanno difficoltà a relazionarsi eccetera, quindi si fidano di te e tu devi gestirla bene questa fiducia, non sei un brand, anche se di fatto lo sei in un modo diverso. Secondo voi il mercato videoludico, allora pensate quindi creator economy, dentro abbiamo la Ferragni, abbiamo tutto la moda, il food, il fashion e quant'altro, ma secondo voi l'industria videoludica è più o meno di 16,4 miliardi di dollari? Un attimo, vediamo, Fossa. Ecco, da 16,4 miliardi siamo in industria videoludica a 184 miliardi. Quindi pensate al videogioco, ecco, che cosa vuol dire rispetto a ciò che avete tutti i giorni sul telefono, no? No, l'industria videoludica sta crescendo c'è molto, comincia anche a, come posso dire, fissare nell'immaginario collettivo dei brand, dei franchise, e comincia anche a esportare un pochino immaginari, personaggi, arriva a colonizzare adesso anche l'industria. Quanti hanno visto la serie di The Last of Us, per esempio? L'industria delle serie TV, arrivano dai lui videogiochi. Lui alza la mano sempre, lui gioca tutto. C'è anche da dire che, questo è solo un pochino di contesto, per esempio, qui si vede quanto vale l'industria, ma non quanto vale, quindi quanto incassa, ma non quanto spende. La verità è che dietro questo grafico, che sembra solo di crescita, ci sono anche degli elementi di fragilità, perché per esempio negli ultimi anni l'industria videoludica ha incassato di più, ma ha speso molto di più per produrre i suoi titoli, quindi diventa sempre meno profittevole, cioè cresce il venduto, banalmente si assottiglia al margine. E quindi diciamo che proprio oggi, in questi anni, in questi anche ultimi mesi, i primi mesi del 2024, insomma, l'industria si sta un po' indagando e sta guardando se stessa e cercando di capire come fare a massimizzare non solo le vendite, ma anche poi i profitti, quindi riducendo i costi o trovando dei meccanismi produttivi un pochino più equilibrati e sostenibili.